in compagnia della dottoressa Donatella Esposito. Ha relazionato questa mattina, abbiamo ancora dei contributi dalla sesta fiera nazionale del Panettone del Pandoro a Roma, al Tempio di Diano a Piazza di Pietra. Allora, intanto mettiamo il puntino sulla I di sicurezza e sulla U di salute, mettiamoci un bel accento, perché noi vogliamo parlare dell'importanza di curarci anche attraverso la prevenzione. Esatto, io sono Donatella Esposito, responsabile dell'associazione per la Charcot-Marie Tooth, che è una neuropatia rara a carattere di derivazione genetica. E perché siamo venuti qua? Intanto per cogliere l'occasione di una iniziativa veramente importante, con una alta fruizione anche di persone, perché è importante anche fare formazione e informazione di queste patologie che sono ancora molto sconosciute, ma anche perché riteniamo che ci sono alcune aree, alcune tematiche che sono un po' trascurate rispetto alle patologie anche progressive, degenerative come questa, che peraltro mi appartiene anche di persona. L'alimentazione sappiamo incide negativamente o positivamente su tutti gli esseri umani, figuriamoci sulle persone che hanno delle patologie. E quindi è un invito il nostro un po' anche ai ricercatori, allo Stato, insomma alle persone anche che si occupano di finanziare la ricerca o di fare delle politiche sanitarie mirate alla ricerca, anche di ampliare un discorso legato anche all'alimentazione, perché noi siamo davvero anche quello che mangiamo, quello di cui ci cibiamo, e noi sappiamo anche che ci sono tanti fattori nell'alimentazione che possono risultare neurotossici. Noi abbiamo una malattia neurologica, per cui per noi l'alimentazione è molto importante, ma ancora non si sa quali correlazioni possono esserci fin da piccoli in una persona affetta da queste patologie. Ecco, questa è una testimonianza vera, diretta. Che riscontro ha avuto questa mattina da parte dell'uditorio? Qual è stata la sua sensazione? Che ci sia veramente la voglia di ascoltare e di sentire questi discorsi che servono veramente a sensibilizzare la pubblica opinione? Secondo il mio punto di vista c'è tantissima voglia. Il problema è che si fa fatica oggi a trovare dei canali e degli strumenti per accontentare anche questa voglia. E purtroppo noi come associazioni facciamo anche molta fatica, perché le associazioni, le malattie sono tante. Però noi ci rendiamo conto che quando ci riusciamo e quando troviamo anche delle realtà come l'OMS che ci danno queste occasioni, la gente è interessata, anche perché le patologie ci toccano tutti, in tutte le famiglie, e l'alimentazione poi è una tematica che ormai è di un interesse estremo, proprio a tutto tondo, non ne esce nessuno. Non si esonera nessuno. Le faccio un esempio: noi abbiamo anche una pagina in Facebook dove i nostri ragazzi dell'associazione si incontrano, e io ieri ho voluto per curiosità scrivere: domani andrò a questo convegno sull'alimentazione, mi date un vostro parere. È stata una cosa strabiliante, perché non ho mai ricevuto così tanti commenti a livello percettivo, naturalmente non scientifico, ma le persone sentono quanto incide l'alimentazione sul proprio organismo che ha anche una patologia. E adesso i suoi ragazzi dal giorno 23 la seguiranno anche su liberi.tv. Bene, grazie mille, grazie davvero.